Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza in questo momento che avrà una importante elevazione spirituale e poi avremo un contributo dei Monsignor Segueri nel contesto del congresso eucaristico della nostra diocesi che è stato aperto questa mattina solennemente qui nella nostra cattedrale. Ecco, sarà un momento davvero di grande elevazione e deve preparare il nostro animo al grande momento di sabato prossimo sulla piazza della nostra cattedrale dove ci sarà la Santa Messa solenne e la processione a conclusione del congresso eucaristico. Ora Monsignor Vescovo ci porterà il suo saluto. Poi introduciamo il signor Segueri. E benvenuti, buonasera a tutti. E saluto cordialmente gli amici di Esagramma, cominciando da Monsignor Segueri, che ne è l'ispirato fondatore, ma anche la grande anima in particolare. Grazie al suo apprezzato sapere teologico e musicale. Lo abbiamo presentato sulle pagine del quotidiano Lodigiano. Lo ringraziamo vivamente insieme a tutti gli altri amici che ho già potuto incontrare nel cortile dei canonici. Sono grato della loro partecipazione alla settimana del Congresso Eucaristico. Mentre aleggia ancora in questa cattedrale lo spirito ci ha riuniti davanti al Santissimo Sacramento nell'adorazione notturna alla quale hanno dato inizio i giovani. Il Sinodo della Chiesa di Lodi ci ha affidato un mandato esplicito sul grande tema della liturgia, in particolare della Divina Eucaristia. Così tutto il primo anno post-sinodale ci ha impegnati nella preghiera e nella riflessione, ma anche nella elaborazione di opportuni orientamenti liturgici che sabato prossimo, nella messa conclusiva, che ci vedrà insieme nella piazza della cattedrale, saranno consegnati a tutte le comunità ecclesiali. Caro Monsignore, ci siamo incontrati l'ultima volta a Tabqa, del tutto casualmente in Terra Santa, presso la chiesa, che fa memoria della moltiplicazione dei pani, con quel mirabile e tanto antico mosaico sotto la mensa eucaristica che raffigura i due pesci e i pani. Gesù li ricevette e poté compiere quel segno tanto consolante nel quale la Chiesa ha letto una parola salvifica, la parola sul pane vivo disceso dal cielo che è Cristo, parola di vita eterna, nel quale fermamente crediamo, speriamo e cerchiamo di amare. Mancava, prima di proseguire l'itinerario di questa settimana, dopo gli incontri dedicati a vari aspetti della celebrazione eucaristica con Monsignor Marco Frisina e alla dimensione sociale che l'Eucaristia illumina, in particolare sul tema della custodia del creato e del lavoro umano con Monsignor Marco Busca, l'odierno appuntamento che, riferendosi a questo sommo bene della Chiesa, ricorda come sia inscindibile in quella cena nella quale Cristo si è consegnato corpo e sangue a noi, la lavanda dei piedi che l'ha preceduta, inscindibile. È raffigurata la Santa Cena qui tra l'altare episcopale e l'alto altare. E noi dobbiamo senz'altro trarre ispirazione anche in questo incontro, ricevendo da Monsignor Segueri e dagli altri amici il binomio carità e cultura. Lasciamoci prendere dallo stupore che suscita in noi la conferma di ogni possibile dedizione alla causa di ogni uomo e di ogni donna,
uomini e donne di ogni età e condizione, senza esclusione alcuna, con la responsabilità dei discepoli di Gesù, quella di fare dell'umanità intera l'unica famiglia dei figli di Dio. Ringrazio evidentemente la nostra Caritas Lodigiana con tutti i suoi amici e tutti i sostenitori, anche quelli che sono qui presenti. Ringrazio ancora di cuore questi nostri ospiti speciali. Ma prima di augurarvi buon ascolto e di assicurarvi il ricordo nel Signore, sempre, ritorno a quel mosaico. I benedettini, quando lo presentano a Tabqa, dicono: vedete i due pesci, contate i pani, pare che siano solo quattro quelli raffigurati nel mosaico, perché il quinto, il vero pane, è Cristo, e noi con Lui, perché quella moltiplicazione dell'amore di Dio deve continuare, grazie al nostro sì, grazie a quell'amen che diciamo ricevendo il corpo del Signore, che ci impegna a dare noi stessi, come Lui ha fatto, amando. Ormai i seminaristi conoscono queste tre sottolineature: senza riserve, senza misura, senza alcun rimpianto. Grazie per la vostra presenza, buon ascolto a tutti. Vi ringrazio della vostra accoglienza, ringrazio il carissimo Vescovo e la Caritas del loro invito e ringrazio voi di questa presenza alla quale speriamo di portare insieme con qualche parola di riflessione e la musica dei ragazzi di Esagramma. Speriamo di portarvi qualcosa di buono da tenere in casa poi. Allora, il mio compito è introdurmi nel tema dell'Eucaristia, tenendo presente però gli accenti, le sottolineature di cui oggi abbiamo in modo speciale bisogno, quindi tenendo conto delle sollecitazioni, degli stimoli che ci vengono dal Magistero vivente della Chiesa, ma anche dalla nostra esperienza di credenti. E desidero introdurvi con due immagini forti, che contengono forse anche un po' di sale, forse anche un po' di pepe, ma anche un po' di olio. Per incoraggiare la nostra affezione, la nostra passione nei confronti del gesto eucaristico, che è insidiato, ecco, diciamo, è premuto da molti elementi di routine che inevitabilmente si forma nelle cose che si ripetono, e il nostro compito è sempre di ridestarla, questa routine, di uscire ogni volta per fare in modo che sia una cosa viva. Allora, la prima immagine è quella dell'Eucaristia come praticamente unico bene,
con il quale inizia il cristianesimo. L'unico bene speciale, l'unico bene legato all'esperienza di Gesù, con Gesù e alla memoria di Gesù. La celebrazione dell'Eucaristia. Il racconto è il comando della ripetizione. Facciamo quello che Gesù ci ha chiesto di fare. I primi cristiani in terra di Israele vanno per lo più al Tempio a dire le loro preghiere, conoscono i Salmi, hanno una certa dimestichezza con le Scritture, poi arrivano quelli che questa dimestichezza, questa abitudine non ce l'hanno e hanno bisogno di dare un contesto a questo rito, la sera in cui fu tradito, come tradito, che cosa è successo. E morì, fu crocifisso, condannato, morì. Come morì? Il principio di questa fede, morì. E poi è risorto in mezzo ai suoi perché rendano testimonianza della strada che Gesù ci ha aperto verso Dio. Ecco, questa è l'Eucaristia, ma a poco essa ha bisogno di avere un contesto, di allargare il racconto. Non ci sono più i testimoni della prima ora, anche se il cristianesimo è ancora un insieme di semini e bisogna raccontare per esteso, non basta citare le parole di Gesù, bisogna raccogliere il racconto della sua passione. Voi sapete che il racconto della passione occupa la gran parte dei Vangeli. Tant'è vero che qualche esegeta, per far capire la cosa, ha detto: i Vangeli sono racconti della passione di Gesù con qualche appendice sui discorsi, i miracoli, le parabole. E i racconti della passione nei Vangeli sono gli unici che vengono raccontati in presa diretta con gli avvenimenti. Tutti gli altri sono sintesi, riassunti, no? Un giorno Gesù disse questa parabola, un giorno fece questo miracolo. Molte altre cose ha detto, molte altre cose ha fatto, come dice Giovanni, ma insomma quelle che sono riportate qui sono quelle essenziali, quelle che vi servono per avere la vita che viene da lì. Ma invece il racconto della passione è ora per ora, minuto per minuto, è una narrazione in diretta, in tempo reale, in tempo reale. Questo anno i cristiani che vengono al mondo non hanno tutta la tradizione che abbiamo noi, non hanno tutta la teologia che abbiamo noi, non hanno tutta l'esperienza che abbiamo noi. Sono aggrappati ad Eucaristia e al racconto di ciò che fa comprendere l'Eucaristia. La seconda cosa che hanno, i cristiani hanno solo queste due cose, l'Eucaristia e la Caritas. Mi spiace se vi eravate fatti un'idea che la Caritas era un'invenzione moderna. No, non è un'invenzione moderna. È una delle poche invenzioni del cristianesimo che possono vantare di essere là già nella prima ora. L'Eucaristia, con il racconto della parola che poi diventa parola di Dio perché è testimonianza di Dio, i Vangeli che arrivano dopo, le lettere di Paolo, le lettere degli Apostoli che vengono custodite, i racconti della passione e la Caritas. La Caritas nella sua versione amore fraterno, il grande
secondo mandato di Gesù, no? Siete miei discepoli se obbedirete ai miei comandamenti, ma poi alla fine il comandamento è uno. Due se vuoi. Uno, fate questo in memoria di me, l'Eucaristia. E secondo, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Notate la finezza. Non amatemi come io vi ho amato. Amatevi come io vi ho amato. È molto elegante questa formula, che svuota di ogni autoreferenzialità, di ogni scambio contrattuale, no? Siccome io vi ho amati così, anche voi. Noi anche al catechismo lo diciamo, serve per educare i bambini, ma il vero comandamento di Gesù non suona così. Suona amatevi come io vi ho amati. Guardate il mio amore e scambiatelo tra voi. E voi sapete com'è. Lo schema delle lettere di Paolo è, che leggiamo praticamente tutte le domeniche, è questo. Prima c'è di solito un grande discorso sul disegno che Dio ha realizzato in Gesù, destinato ad accogliere anche tutti quelli che non sono del popolo eletto, a parità di condizioni. Questa è una cosa che è stata sempre difficile, ancora adesso è destinato a raccogliere tutti quelli che non appartengono al popolo di Dio, al popolo eletto da Dio, perché sia testimone. Ancora adesso ci è difficile, ci è molto difficile pensare fino in fondo questa cosa, che il cristianesimo non è per i cristiani e che per essere raccattati da Gesù non è necessario diventare come noi. Come diceva Paolo, non c'è bisogno che passate attraverso la circoncisione, la legge, le scritture, l'ebraismo, eccetera, in modo che dopo si arriva a Gesù. È successo così, perché Gesù è arrivato così, di lì, certo. Questo era il compito di questa storia. Ma adesso chiunque può essere raccattato da Gesù anche se non è come noi. Il giorno che saremo arrivati a rendere trasparente alla pubblica opinione, che non se lo immagina, non se lo immagina, a rendere trasparente alla pubblica opinione questa grande verità che noi portiamo, che è la ragione della nostra elezione, della nostra testimonianza, no? Del nostro battesimo. In quel giorno certamente per il cristianesimo si riaprirà una stagione nuova. Allora, dopo questo grande discorso, di solito le lettere di Paolo hanno poi una parte cosiddetta esortativa, no? La quale, come per miracolo, raggiunge il livello della predicazione di Gesù. Gesù è molto teologo, molto religioso nel senso convenzionale della parola, molto impegnato nelle questioni appunto della religione. Quando discute con i sacerdoti, con gli scribi, con i farisei, con gli esperti, insomma, no? Ecco, allora lì ha da dire la sua. Cioè, guardate che io non sono venuto a abolire, però sono venuto a cambiare il verso della tradizione religiosa, di ciò che significa il culto di Dio, di ciò che significa l'adorazione di Dio, di ciò che significa l'amore di Dio, eccetera, eccetera, il perdono di Dio. Ma quando parla ai suoi discepoli e alle folle, Gesù sempre parla alle folle. La scena della rivelazione è questa. Gesù, i discepoli, la folla. Chi c'è? Lì invece il suo linguaggio è rasoterra, totalmente aderente, non ha niente di tecnicamente religioso, capisci? È totalmente aderente alle forme, ai simboli, alle esperienze della vita quotidiana. Volete capire com'è il regno di Dio verso il quale
Dio ci invita tutti. Guardate come fa la signora che fa lievitare il pane, guardate come fa il padrone di casa che accudisce perché tutto sia a posto. Guardate come fa quello che rimette il debito, al contrario di quello che invece per due soldi è pronto a strangolare il suo fratello. Addirittura il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo, no, tradizionalmente spirituale, mistico, elevato. Qual è il primo miracolo? Noi diciamo miracolo. Giovanni dice segno, i sinottici dicono dynamis, dicono forza. Noi diciamo miracolo perché abbiamo privilegiato l'incantamento, l'eccitazione, no? Succede qualcosa che non dovrebbe succedere, miracolo. Qual è il primo segno che fa Gesù? Il primo segno che fa Gesù è un banchetto di nozze dove procura il vino a due ragazzi che non ne hanno più e stanno per fare brutta figura con i loro parenti e con i loro amici. Ma scusami, ma tu sei il figlio di Dio, mi sprechi un miracolo per fare del vino? Eppure lì il Vangelo incomincia così. Lo capisci cosa vuol dire caritas? Questo: far passare la religione, la fede, i miracoli, quello che volete, raso terra, al livello della vita comune, della vita che ci accomuna, cioè la vita quotidiana. Questa è la grande abilità, questo è il grande miracolo. Riuscire a dire dei misteri di Dio raccontando parabole sulla monetina perduta, il lievito impastato, la farina che non basta e cose così. Io non so se siamo così capaci, ma questo è. E difatti la parte conclusiva delle lettere di Paolo di solito è quella che dice: ricordatevi di quello che non ha abbastanza, quell'altro andate a consolarlo perché gli è morto il figlio, il terzo ha perso il lavoro, quella. L'Eucaristia e la Caritas, tutto incominciò da lì. Sembrava una cosa molto folle, ma nel giro di qualche decennio l'impero romano è caduto e il cristianesimo c'è ancora. Non sappiamo come hanno fatto, perché avevano soltanto questo. Allora, perché ci fa bene? E chiudo, questo è il primo pensiero. Vi do, voi siete esperti, voi qui avete tutte le istruzioni necessarie, non è che vi devo aggiungere chissà che cosa. Vi voglio lasciare qualche passione in più, che dia forza all'idea di far uscire dalla routine. Ecco, queste due figure, entrambe. C'è anche una routine della Caritas, come voi mi insegnate, inevitabilmente, no? Che si produce perché siamo umani e che ogni volta bisogna riscattare, alla quale ogni volta bisogna dare un calore interno, la capacità di far passare l'annuncio e l'ingresso, il sentirsi ospitati nel grembo di Dio, farlo passare di qui. L'Eucaristia e la Caritas, non avevano altro. Allora, mentalmente, provate ogni tanto a fare questo esercizio. Provate a dire, mettiamo che non avessimo altro, che non avessimo tutta la teologia che abbiamo, tutta la tradizione che abbiamo, tutte le encicliche che abbiamo, cioè, tutte cose buone che si sono accumulate nel corso del tempo. Mettiamo di dovercela giocare soltanto con questi due elementi che però sono stati il pilastro del cristianesimo. Il cristianesimo bambino è diventato grande con questi due pilastri, l'Eucaristia e la Caritas. Beh, vuol dire che la forza ce l'hanno, no?
e provare ogni tanto a scommettere su questi due pilastri, no? Mettere in evidenza queste due cose, poi tutto il resto va bene, è necessario, è utile il catechismo, va bene, ma scommettere su questi due pilastri. Il secondo spunto viene proprio dalla considerazione di questo strano mistero. Dico strano nel senso bello della parola, no? Che non si lascia comprendere così all'acqua di rosa. No? Va bene, il sacerdote consacra il pane e il vino, diventano il corpo, l'anima, il sangue, ed ecco lì abbiamo Gesù. Ma cercando di andare un po' dentro questo gesto, l'essenza di questo gesto, bene, l'essenza di questo gesto potremmo ridurla a queste due immagini, visualizzarla meglio con queste due immagini. La prima è questa. Nella celebrazione dell'Eucaristia, essenzialmente nella celebrazione dell'Eucaristia, la Chiesa ferma se stessa. Dal Papa all'ultimo dei fedeli appena arrivato, quando partecipano all'Eucaristia, si fermano. Fermano tutti i discorsi con i quali giustamente e normalmente spieghiamo il cristianesimo, e la catechesi, le prediche, e diciamo più lo spieghiamo e più entrerà, no? Lì si fermano. Devono bastare poche righe della scrittura e, a Dio piacendo, poche parole del parroco, se ce la fa. Diventano simboli, simboli, non sono cose reali. Il saluto è simbolico, la parola è simbolica, si riduce al simbolo, si riduce al segno, dunque si ferma. E anche le opere attraverso le quali il cristianesimo si edifica, tutte meritorie, si fermano. Se fai l'Eucaristia non puoi fare altro. Tutte le cose che promuovono, arricchiscono, sviluppano, rinforzano il cristianesimo, tutto il nostro da fare, sacrosanto, nell'Eucaristia si ferma. La Chiesa ferma se stessa. E perché ferma se stessa? Perché lì la Chiesa ha capito fin dall'inizio che deve fare una cosa essenziale, senza la quale tutto il resto delle cose anche buone e delle parole anche buone che mette in circolazione per spiegare e incoraggiare ad aprirsi alla fede del cristianesimo non varrebbero niente, non conterebbero niente. E la prima cosa è, la Chiesa si ferma perché nell'Eucaristia decide di esporsi al corpo del Signore. Noi diciamo presenza reale, andrebbe ben intesa la presenza reale, non è che le altre sono presenze finte, eh? Gesù è presente nel Vescovo, nel mio fratello, nella parola di Dio. Che cos'ha questa? Nell'Eucaristia Gesù è presente nel corpo proprio, misteriosamente, ma nel corpo proprio, non attraverso il corpo d'altri, come avviene in tutte le altre esperienze della vita. In tutte le altre esperienze della vita il Signore è presente attraverso il corpo d'altri. Mio fratello, il vescovo, il sacerdote,
credente, il testimone. Qui invece è presente nel corpo proprio. E i cristiani sanno fin dall'inizio che tutta la potenza che può venire da Dio per la nostra salvezza, per il nostro riscatto, per la nostra guarigione, dipende dalla possibilità di essere esposti al corpo di Gesù. I Vangeli sono esemplari, tutti gli episodi, no? Che Gesù ti guardi, non il parroco per conto di Gesù, Gesù, che Gesù ti guardi, che Gesù ti tocchi, che Gesù ti guarisca, che Gesù ti nutra, che Gesù ti lavi, capisci? Questo avviene nell'Eucaristia. Questa è la fede, mysterium fidei, certo, questa è fede. Fede che nell'Eucaristia e soltanto nell'Eucaristia io tocco e sono toccato dal corpo proprio di Gesù. Difatti sarebbe il catechismo poi insegna corpo, anima, divinità, tutto, no? Adesso, però è rimasto il sacramento del corpo del Signore, certo, perché questa è la parte strepitosa della faccenda, che la nostra fede è legata al corpo del Signore. E se non ci fermiamo, anche come cristiani, se non fermiamo il cristianesimo per sostare, per esporci, per nutrirci del corpo del Signore, dello sguardo del Signore, della parola del Signore, della purificazione del Signore, tutto il resto si svuota. Capisci cosa succede qui? Quindi non è che vieni qua per ricaricare le pile, ma per non c'è altro modo. E il credente sa che se in qualche momento della tua vita non rimani esposto al corpo del Signore, lo perdi. Il secondo elemento caratteristico, essenziale, profondo della celebrazione eucaristica è questo, questa sosta, che è una sosta, non è che è una sosta inerte, una sosta dove ci sono i segni della preghiera, dell'offerta, basta che siano segni, devono essere forti come segni, non assomigliare alle cose della realtà. Perché allora è il festival dell'amicizia con la benedizione del sacerdote, non è più l'Eucaristia. È un happening. L'altro elemento è proprio l'Eucaristia deve realizzare, deve mostrare, realizzare il carattere ospitale del corpo del Signore. Carattere accogliente. Gesù non si sottrae, non è geloso del suo corpo. Non insegna a considerarlo una cosa riservata. Il suo corpo non è proprietà neppure dei discepoli, che pure hanno il compito di custodirlo e di apprenderne la lezione e di essere mediatori della testimonianza. Però esporsi al corpo del Signore, alla presenza del corpo del Signore, nella forma che Lui ha chiesto, ha comandato, che è quella dell'Eucaristia, questo invece è un invito universale, che anche la Chiesa ha scoperto a poco e secondo me dovrà ritrovare. Oggi noi come Chiesa, di fronte alla difficoltà dei tempi, siamo più pochi, non sappiamo come fare, siamo tentati di rinforzare la celebrazione dell'Eucaristia traducendola in un raduno di club, eh?
gli addetti, quelli che sanno, che sono veramente consapevoli di cosa succede, quelli che sono impegnati, spesso non si sa in che cosa, ma sono impegnati, Non è così. L'Eucaristia è consegnata ai discepoli, quindi sempre ci saranno discepoli, chiamati, impegnati, testimoni, battezzati, invitati a rendere testimonianza della bellezza della fede. Consegnata ai discepoli, ma, come dicono anche le parole dell'Eucaristia, per i molti non è soltanto il sacrificio di Gesù sulla croce, per i molti è anche l'Eucaristia, che ne è, come insegna il Catechismo, la celebrazione e il sacramento, per i molti, affidata ai discepoli per i molti. Nel Desiderio Desideravi, questa lettera sulla liturgia, no, di Papa Francesco, c'è un passaggio che è stato sorvolato e lo capisco. Io sono appassionato perché è un po' una mia piccola battaglia da un po' di anni che faccio per aprire questo orizzonte. Un passaggio bellissimo, dove non ve lo sto a leggere per non farvi perdere altro tempo, ma dove si ricorda l'ospitalità del corpo del Signore, che si rende disponibile al contatto con la samaritana, con la cananea, col pubblicano, col lebbroso, insomma, con una quantità di persone che secondo la religiosità convenzionale non avrebbero titolo per essere lì. La samaritana è un po' eretica, poi è una donna, poi ha avuto 4 mariti. La cananea, figurati, sono quasi selvaggi per loro, no? Altra religione, pagani, adorano gli idoli. Eppure lei ha consentito di chiedere a Gesù: fa qualcosa per il mio bambino. E voi sapete che Gesù recita la parte di quello che dice, a dir la verità parla a nuora perché suocera intenda. A dir la verità toccherebbe prima ai figli eletti di Israele, e la donna rincalza, perché queste donne sono anche teologhe, quelle che incontra Gesù, sono gagliarde, anche la samaritana non scherza a averne, e la donna dice: sì, però anche i cagnolini si danno le briciole. Gesù dice: ma voi non vi ho mai visto una fede come questa qua. Ecco, rinforzare il segno dell'ospitalità. Chi voglia esporsi al corpo del Signore per essere guarito, venga. Venga. Chiunque sia, venga. Venga pure la messa. Qui c'è uno sviluppo materiale del dogma che fa sì che la Chiesa nei secoli ha già realizzato questa cosa. In tutti i paesi, ancora adesso, ma prima in un certo senso ancora di più, in tutti i paesi, quando si fa la festa del Santo Patrono, quando c'è una disgrazia collettiva, un terremoto, e si fa la messa per i morti, per il nostro paese, per il santo che ci custodisce, ci sono tutti, il medico agnostico in prima fila, il generale dei carabinieri che non viene mai, il professore che si dice ateo, eccetera eccetera, tutti. Quando c'è qualcosa di fronte a cui la comunità capisce la nostra impotenza di uomini e deve affidarsi, l'Eucaristia tradizionalmente ha già ospitato non soltanto i nostri e gli addetti, ma anche la folla di chiunque voglia venire per sperimentare
un senso di guarigione, un senso di consolazione, un senso di riscatto da qualcosa che ci è caduta sulle teste a tutti, in qualunque condizione ci troviamo. E lo Spirito Santo, chiuderò con questa estrema astuzia dello Spirito Santo, i parroci sono astuti, astuti anche più di me, sono più astuti dei teologi, perché i parroci sanno il giro del fumo, capito? Conoscono bene le pecore, come funzionano le cose. Però lo Spirito Santo è riuscito a sorprendere anche loro. Come ha fatto? Guardate, ci ha fatto costruire la maggior parte delle chiese, la quasi totalità delle chiese, a una porta aperta sulla strada. Se anche tu sei un po' samaritana, spingi la porta e nelle chiese cattoliche, qui si capisce anche la bellezza di questo aspetto della Chiesa cattolica, che conserva il corpo del Signore e si trova al centro del mistero cristiano, perché non c'è centro più centro di questo, nel corpo del Signore. È lì, al suo cospetto, basta che spinga la porta. Non c'è nessun altro ingresso nella Chiesa di questo tipo. Tutti gli altri ingressi nella comunità cristiana, nella parrocchia, eccetera, bisogna esibire le carte, fare i corsi, la preparazione, chi è quella lì, da dove viene, conosciamo i suoi genitori, cosa fa qua. È giusto, sono anche necessari una quantità di filtri, però ce n'è uno che è la sorpresa dello Spirito Santo, la porta della Chiesa, aperta sulla strada a chiunque. Non potremmo incoraggiare, rendere proprio pubblica la potenza di questa irradiazione dell'Eucaristia, non soltanto nella celebrazione, ma anche come ospitalità del corpo del Signore. E dire, guardate, è proprio questo, è proprio questo. E tutte le volte che succede questo, che qualcuno si espone al corpo del Signore e sa che non verrà imprigionato in nessuna trappola, in nessuna rete, noi potessimo comunicare questo, ma noi dovremmo piangere di commozione. E se saremo bravi a comunicarlo, succederà. Vi lascio ora in compagnia di una piccola comunità strepitosa che a suo modo realizza questo elemento simbolico dell'Eucaristia, no? Fa musica e quindi ferma tutto il resto, e chi ascolta la musica deve fermare tutto il resto, deve stare anche in silenzio per ascoltare, piccolo miracolo dei simboli. E qui voi vedrete una prodigiosa alleanza tra i simboli della musica, che sono veramente rasoterra, cioè arrivano direttamente, creano un'emozione, no, immediata, senza passare attraverso la parola. E anche loro, alcuni di questi ragazzi, fanno fatica a passare attraverso le parole, ma invece attraverso la musica, e anche la musica impegnativa, comunicano benissimo. E scoprirete con sorpresa la bellezza di questa alleanza fine, che è la forma della Caritas quando è elegante, che la Caritas che non è elegante è una brutta roba, cioè tanto sono poveri, tanto sono, no, non è nello stile di Gesù. Gesù procura del buon vino, anzi ottimo, dice lo chef dei ragazzi di Cana, ci spende un miracolo senza battere ciglia. E voi vedrete un'alleanza fine tra i musicisti più esperti e quelli che invece cercano di andare dietro le orme, però che si sono guadagnati il loro posto, perché ce l'hanno messa tutta, anni, per entrare nel gioco di queste relazioni. E così l'orchestra musicale si fa ospitale di un'alleanza umana prodigiosa, che però non ti pesa addosso, perché si fa riconoscere attraverso l'eleganza della musica.
cioè del simbolo, cioè in qualche modo del sacramento. E cosa vuoi di più?
Thank you.
Thank you.
Per questi momenti bellissimi che ci hanno fatto trascorrere. I ringraziamenti di rito, un ringraziamento primo va al nostro Vescovo. Quando abbiamo proposto questo momento, lui lo ha accettato con grande gioia e ci ha detto lo voglio nel contesto del congresso eucaristico. E quindi eccoci qui al pomeriggio dell'apertura del congresso eucaristico. Un altro ringraziamento a Monsignor Sequeri che ci ha veramente aiutato nella riflessione proprio in questo contesto appunto del congresso eucaristico, in questo inizio del nostro cammino di questa settimana. Un ringraziamento al nostro maestro Gabriele Rubino col quale abbiamo avuto i contatti in questi periodi e ci ha aiutato. E a questi nostri meravigliosi amici oggi ci hanno fatto veramente questo regalo. Credo che non poteva esserci regalo più bello da fare all'Eucaristia per cominciare questa settimana. Allora grazie di cuore a tutti voi e grazie a questi nostri amici, e sicuramente lo rivorremo ancora qui nella nostra città.